Ciao, vediamo 4 segreti da conoscere assolutamente per padroneggiare lo strumento testo di Illustrator in modo altamente efficace e migliorare così anche il nostro flusso di lavoro. Immaginiamo di aver aperto il nostro file, dopodiché con lo strumento testo andiamo a inserire la nostra parola o il nostro testo, dopodiché immaginiamo di volerlo editare magari in una posizione diversa, per esempio inclinato. A questo punto andiamo a selezionare lo strumento inclinazione che si trova all'interno della sezione degli strumenti dedicati al ridimensionamento, eccolo qua, il secondo strumento inclinazione. Dopodiché con il testo selezionato ci spostiamo nella parte finale e con la combinazione di tasti shift più clic del mouse andiamo a inclinare il testo. Come vedete, inclinandolo da questa parte con questa combinazione di tasti, il testo resta fisso nella prima parte, cioè il punto di riferimento resta la prima lettera, che quindi non subisce variazioni in termini di posizione ma resta salda e quindi permette al testo di essere inclinato senza sbavature. La parte affascinante è che, selezionato di nuovo lo strumento testo dal pannello degli strumenti, possiamo andare a editare il testo mantenendo l'inclinazione appena generata. Riselezionando il testo e riselezionando lo strumento inclinazione possiamo anche andare a selezionarlo manualmente senza combinazione di tasti shift più clic del mouse, e a quel punto avremo un'inclinazione libera che dovremo controllare manualmente con il mouse. Potremo ottenere lo stesso effetto, ma chiaramente avremo maggiore controllo se utilizzeremo la combinazione di tasti shift più clic del mouse. Vediamo ora il secondo consiglio dedicato allo strumento testo. Lo riselezioniamo, dopodiché andiamo a scrivere la nostra parola. A quel punto facciamo un clic esterno con lo strumento selezione e avremo il riquadro. Ora, se io vado a comprimere il riquadro che contiene la parola, chiaramente andrò a deformare in larghezza o in altezza il testo o la parola che avrò inserito e digitato. Per poter invece mantenere la proporzione e quindi le dimensioni originali del testo della parola che abbiamo digitato, mi sposto qui nella parte destra, andrò a fare un doppio clic su questo tondino vicino al quale si illumina il cursore e diventa una T. A quel punto io avrò convertito il testo in area, infatti andando a comprimere l'area che lo contiene automaticamente genererò la capo. Questo vale chiaramente sia per la singola parola sia per le parole composte, ma naturalmente vale anche e molto anche per i paragrafi di testo. Diverso il discorso se seleziono lo strumento testo e vado prima a delineare l'area nella quale inserire il testo, automaticamente poi il programma genererà il lorem ipsum, il testo fake da inserire all'interno, e in questo caso invece avrò già l'area testo generata, quindi se andrò a ridimensionare l'area automaticamente verrà generato l'accapo e il testo automaticamente seguirà la direzione e la proporzione dell'area che lo contiene. Andiamo invece ora a vedere come generare in modo proporzionale un titolo, un sottotitolo e il paragrafo. Esiste chiaramente un numero, il numero magico in natura, che noi andremo a utilizzare, che dovrebbe essere sempre utilizzato per definire un titolo, un sottotitolo, i vari titoletti e chiaramente il testo del paragrafo. Questo numero non nasce a caso, ma è la risultante della serie di Fibonacci, una formula matematica che definisce la proporzione e la successione delle forme in natura, nella maggior parte delle forme in natura, ma non solo. È riscontrabile in una gamma variegata e molto molto vasta di settori, argomenti e tematiche. Nel nostro caso specifico viene molto utilizzata per definire la giusta proporzione tra un titolo e un testo, ma anche in materia di logo design. Ora, è inutile approfondire come nasce questo numero perché servirebbe un video dedicato a parte, ma noi utilizzeremo questo numero chiamato numero divino o numero della proporzione aurea per andare a proporzionare in modo matematico efficace ed esteticamente impeccabile un titolo dall'altro fino ad ottenere la giusta proporzione tra titoli e testi di paragrafo. In un video separato affronteremo anche come la serie di Fibonacci e quindi il numero della sezione aurea ci può venire incontro nella progettazione di un logo. Andiamo quindi a scrivere il nostro titolo. Eccolo qua. Consideriamo questo come il titolo principale, altrimenti chiamato nella SEO H1. Una volta che abbiamo inserito il nostro primo titolo, lo andiamo a duplicare. Possiamo utilizzare anche la scorciatoia da tastiera Alt più clic del mouse, oppure semplicemente lo selezioniamo poi dal menu Modifica, Copia e di nuovo Modifica e Incolla. Selezioniamo la copia del titolo 1, ci spostiamo nel pannellino Carattere, che possiamo trovare nel pannellino dinamico della parte alta, oppure dal menu Finestra, Testo e poi di nuovo Carattere. Dopodiché, una volta aperto il pannellino Carattere con il secondo testo selezionato, ci spostiamo nel campo dedicato alle dimensioni del font e andremo a definire la nostra operazione, che è una divisione appunto, quindi sbarra, e inseriremo il numero magico, cioè la risultante della serie di Fibonacci, 1,618. Ed eccolo qua, abbiamo qui il nostro titolo 2, che è perfettamente proporzionato al titolo 1. Andiamo ad anche
ad associare una guida verticale in modo da allineare verticalmente anche tutti i vari titoli. Andiamo ora a generare un titolo terzo, quindi un H3. Abbiamo qui un H1, un H2 e un H3, che sono appunto i termini utilizzati per definire tecnicamente i vari titoli, soprattutto in web design e nella SEO. Abbiamo qui un titolo 3, lo selezioniamo, apriamo il parallelino carattere, entriamo nel campo della dimensione del font e andremo a definire anche qui la nostra divisione, sempre diviso per 1,618. Ed ecco il titolo 3, poi chiaramente possiamo anche attribuire diverse caratteristiche ai nostri vari titoli. Immaginiamo per esempio di voler generare anche il titolo 4, selezioniamo da pannellino carattere, andiamo nel campo delle dimensioni del font e anche qui la stessa operazione. Magari questo è regola. Diciamo che come proporzione siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto, dal titolo 4 ne dobbiamo generare una proporzione per il testo del paragrafo. Facciamo una copia, apro di nuovo il pannellino carattere, vado nel campo della dimensione del font e applico la divisione. Ed eccolo qua, questo è la dimensione del font relativa al testo del paragrafo. Infatti con lo strumento testo vado a delineare un'area di testo e automaticamente andrò ad associare poi la dimensione del font appena generata. Ed eccolo qua, tutto grazie alla risultante della serie di Fibonacci 1,618. Immaginiamo adesso di aver creato una nuova tavola, andiamo a disegnare un rettangolo come sfondo, lo facciamo nero, dopodiché selezioniamo lo strumento testo, andiamo a scrivere il nostro testo sopra, associamo chiaramente un colore chiaro in modo da evidenziare il contrasto, poi con la combinazione di tasti Shift più click del mouse lo andiamo ad ingrandire, andiamo ad associare anche qui un fondo tipo Open Sans, magari extra bold, dopodiché andiamo sul menu effetto, stilizzazione, scarabocchio. Ecco qui in pochi click posso definire un effetto di scrittura a mano a modo di schizzo con una serie davvero dettagliata di parametri a partire dall'angolazione con la quale vengono distribuite le linee che definiscono lo scarabocchio fino alla sovrapposizione dei tracciati per rendere più o meno presente, appunto più o meno popoloso, l'effetto delle linee, dei lineamenti all'interno del testo, fino appunto alle varie opzioni riga come la spaziatura, la distanza tra una riga e un'altra, la curvatura eventualmente e lo spessore della traccia. Posso poi utilizzare anche il pannellino opzioni per eventualmente associare un effetto preimpostato come potrebbe essere quello infantile, quello fitto, quello largo, il groviglio. Attivo sempre la modalità anteprima per vedere live le nostre modifiche. Se vado a cliccare su ok e poi con il testo selezionato vado ad associare anche un contorno, posso delineare ancora meglio il nostro effetto scarabocchio. Spero di esserti stato utile, mi raccomando non perderti nessun altro video su Adobe Photoshop, Illustrator e tanto tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view.